bussola che può ruotare sul piano orizzontale, sul piano verticale, facciamo ruotare sul piano orizzontale in modo da orientarla esattamente come l'asse, poi mettiamo l'asse, ruotiamo l'asse di 90 gradi e vediamo dove si va a collocare il vettore campo magnetico, la direzione. L'ago magnetico punta a 62 gradi dall'orizzonte, dall'orizzontale, perché in questo luogo il campo magnetico ambientale, detto così, potrebbe essere il campo geomagnetico. Allora, se c'è una tempesta geomagnetica da queste due macchie solari, lo potremo verificare tornando in questo laboratorio e esaminando in questo stesso punto l'orientamento del campo magnetico. In questo momento segna 64 gradi. Se abbiamo un cambiamento sensibile in questo angolo, allora avremo, diciamo, una tempesta geomagnetica in atto.